Ta-da! Nel senso, guarda il mio bibitone super dimagrante che elimina il bisogno di mettersi a dieta istantaneamente. E com'è? Con tutto quello che ci ho messo dentro, credo che sia imbevibile, però o bevo questo o faccio digiuno assoluto, no? Così dimagrisco lo stesso, no? Ciao amici, oggi voglio fare un video polemico. Quando ce vo', ce vo'. Ma come? Proprio tu che sei sempre positiva. Eh sì, la situazione è seria. Oggi tutti parlano di dimagrire senza dieta. Ieri l'ho sentito anche gracchiare dalle altoparlanti del supermercato. E non è un bene? Certo, non fraintendiamo, sono contenta quando si parla di dimagrire senza dieta, di stili di vita salutisti. È importante che le persone siano sempre più consapevoli di come ottenere la salute e la forma fisica. Il problema è che oggi tutti ti dicono come dimagrire senza dieta, ma nessuno ti dice come fare per riuscirci. Chi dice che per dimagrire devi bere le tisane, chi decanta il potere bruciagrassi dello zenzero, del limone, del riso, chi parla della dieta dell'acqua già giapponese e chi della dieta del gelato. Anche la pasta e la pizza fanno dimagrire, basta che le condisci con questo o con quello. Oddio, perché sono tutte bugie? Ma non in assoluto, però è una bugia fare credere che per dimagrire basta mettere dello zenzero in ogni piatto, tanto per citarne una. Tutto questo crea confusione e disinformazione e non dà veri strumenti alle persone per dimagrire senza dieta. Ma allora uno cosa dovrebbe fare? Per prima cosa deve sapere la verità sul dimagrimento naturale. E adesso la rivelo anche a voi. È il fondamento della masterclass del mio metodo Dimagrire in salute e senza dieta. La verità, il segreto, il tassello mancante per dimagrire senza dieta è l'alimentazione consapevole, che adesso tutti mi ruberanno. Segnatevi la data del video di oggi perché fra un po' vedrete che tutti ne parleranno. Devo essere consapevole che il vasetto di gelato di oggi diventerà i cuscinetti di domani? Beh, anche di quello, sì. Alimentazione consapevole vuol dire essere consapevoli che il cibo non ha un effetto diretto solo sulla tua linea, sul grasso, il magro, ma anche sul tuo umore, la tua concentrazione, la tua voglia di fare, la tua energia di base, la tua salute globale. Non ci avevo mai pensato. Ti dirò di più. La scelta del cibo è determinata dal tuo approccio mentale, ma anche il tuo approccio mentale è determinato dalla scelta del cibo. Per essere sempre in equilibrio tra questi due aspetti fondamentali, bisogna considerare queste cose. Quali cibi comprare e quali mangiare, quando mangiare e quando aspettare, in che ordine consumare gli alimenti, come combinare gli alimenti tra di loro, come suddividere i nutrienti in un pasto, come ottimizzare la digestione e come favorire l'eliminazione delle scorie. Ma non solo. Anche l'ambiente in cui mangiamo, lo stato d'animo che abbiamo durante i pasti e molto altro possono favorire o impedire il dimagrimento. Quindi non è solo una questione di dieta. Dimagrire senza dieta non è solo mangiare cibi diversi, più sani o più naturali, come cercano di venderci al supermercato. Non basta che qualcuno ti dica cosa mangiare. Se non fai un percorso olistico di consapevolezza, userai sempre la stessa testa della dieta anche se cambi i cibi del tuo menù. Ma perché nessuno le dice queste cose? Veramente chi mi segue da tempo sa che io ne parlo da anni, da oltre 25 anni e sono tanti. L'ho spiegato nei miei libri, nei miei ebook, nelle conferenze, e nei miei video, su tutti i social trovate questo. Il motivo per cui in generale nessuno parla di questo segreto è semplice. Bisogna sapere come trasformare questi bei discorsi in azioni pratiche. E solo l'alimentazione consapevole spiega che tutto parte dalla tua consapevolezza, dalla tua capacità di osservazione e collegamento. Ti aiuta a capire cosa accade nel tuo corpo e nella tua mente quando mangi. Perché mangi certi cibi? Perché cerchi certi cibi e non altri? E ti dà la risposta a molte altre domande importanti che sono le più importanti della tua vita. Perché il cibo, amici miei, è tutto. Il cibo che noi mangiamo diventa chi noi siamo. E non mi riferisco solo a se sei grasso o se sei magro, ma chi sei tu.
tu, come pensi e come reagisci nella vita. Se sei una donna che ha provato a dimagrire senza dieta, sai benissimo di cosa parlo e sai benissimo che nessuno là fuori ti sa rispondere. Posso dirlo perché seguo moltissime persone che vogliono dimagrire e non ne possono più della dieta. E allora io le seguo con un mio metodo, originale come sempre, perché abbiano non solo risultati per il peso, ma anche una trasformazione personale. Ho creato una masterclass, un programma olistico che si svolge online per 3 mesi, dove cambi testa, cambi mindset. Impari una volta per tutte quali sono gli unici strumenti necessari, al di là di tutta la fuffa, come si dice a Milano, che trovi in giro. Così finalmente puoi dimagrire senza dieta, senza rinunce, senza inutili privazioni, ma soprattutto senza rinunciare ad avere gusto, energia, piacere e salute. Grazie a questo programma sono tantissime le donne che hanno perso i chili di troppo e hanno ritrovato la me stessa che non vedevano e non sentivano più da troppo tempo. Se vuoi informazioni su questo percorso, trovi tutto in descrizione. Se vuoi fare da te, va bene, ma mi raccomando, non ascoltare le altoparlanti del supermercato, ma inizia a guardare bene nel tuo carrello, nel tuo piatto e soprattutto dentro di te. Questa è la strada giusta. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più consapevoli, trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!